Ciao a tutti amici da Riccardo del sito www.ebgmodels.it. Oggi voglio provare insieme a voi un accessorio che è una contropunta MT2 per il nostro tornio, proveniente dal catalogo Banggood. Banggood, come molti sapranno, è un sito online cinese contenente un catalogo vastissimo e anche ha nel suo catalogo moltissimi componenti o comunque accessori per la meccanica e la micromeccanica, la fresatura e la tornitura. In questo caso, appunto, è una contropunta MT2 Conomors 2. Il catalogo, la pagina del catalogo è questa. Vi metto il link per vostra comodità sulla descrizione di questo filmato. Viene attualmente 16,84 euro, che se aggiungiamo una spedizione AirPulse Register da 1,15 euro, rappresenta comunque un costo veramente basso per questo tipo di accessorio. Questo tipo di consegna, quindi la AirPulse Register, ci dà la sicurezza di non avere sorprese di sdoganamenti e di tasse eventuali. È anche una spedizione che arriva in circa una decina di giorni, mi è arrivata in circa 10 giorni lavorativi. Dunque, vediamo un attimo, quindi si tratta di una contropunta Conomors 2 e qui c'è scritto di precisione 0,00002 pollici, Conomors. Va bene, vediamo quindi come si presenta, la tolgo dalla scatola insieme a voi, vedete, abbastanza ben imballata, eccola qui. Questa è la nostra contropunta. E vediamo subito: notiamo che ad esempio qui c'è segnato piccola valvolina per dare del lubrificante, che però non troviamo sul corpo della contropunta. Ora, vediamo un attimo i dati caratteristici di questo accessorio. Il materiale di lega d'acciaio al carbonio temperato. Quindi dà anche la durezza delle varie parti. Quello che ci interessa però sono questi dati. Allora, la precisione che leggevamo prima qui sul titolo di questa 0,0002 pollici è in realtà, se andiamo a vedere le caratteristiche in dettaglio, è in realtà la precisione del Conomors. Quindi il Conomors praticamente è preciso a un livello, se lo convertiamo in millimetri, di 0,5 centesimi di millimetro. Invece quello che probabilmente a noi interessa maggiormente, che però non è indicato sul titolo praticamente della punta, è la concentricità. La concentricità è 001, non identificano la virgola, per cui io do per scontato che siano 0,001 pollici, che se li rapportiamo ai millimetri, quindi moltiplichiamo questo numero per 25,4, che sono i millimetri equivalenti a un pollice, otteniamo 0,0254. Quindi questa contropunta abbiamo un dato dichiarato di targa di praticamente 22,5 centesimi di millimetro di eccentricità, quindi sull'asse praticamente possiamo essere soddisfatti se gira con un errore massimo di 2,54 centesimi di millimetro. Quindi andiamo a vedere un attimo la costruzione, il peso è abbastanza importante e vediamo quindi subito il cono, come si adatta su un cono 2. Questo è un cono DIN 2185, norma DIN 2185, un cono di adattamento Conomors 3, Conomors 2. E è molto preciso questo cono, per cui lo uso come riferimento. Possiamo andare a vedere come si adatta al cono stesso facendo delle strisce con un pennarello, in maniera da vedere dove tocca in pratica il cono nel cono femmina. Quindi lo inseriamo, poi lo facciamo girare e
ci aspettiamo che le righe vengano raschiate praticamente dalla superficie del cono femmina. Bene, c'è una precisione piuttosto elevata, come vedete le righe sono completamente state cancellate dal cono femmina su questa parte, sulla metà, questa metà del cono, e quest'altra metà invece presenta meno, diciamo, un'aderenza minore. Infatti le righe sono ancora presenti, sono state un po' cancellate, ma non completamente come in questa parte qui. Comunque diciamo che il cono è preciso. Ora non possiamo andare a stabilire questo tipo di precisione con questa misura, ma comunque ci dà un'idea di massima. Bene, andiamo adesso a provare invece il cono direttamente sul tornio per fare le misurazioni che ci interessano maggiormente, che sono quelle della concentricità della punta, eccetera. Cominciamo quindi a fare alcune misurazioni sul tornio. Quindi adesso io monto sul passaggio barra del mio tornio che è MT3, il cono morse 3, il cono morse di adattamento, sempre pulendo bene le superfici dei coni per evitare truccioli e quant'altro. Poi con un tastatore voglio andare a misurare qual è l'eccentricità in pratica di origine. Quindi facciamo lo zero, poniamo in rotazione. E abbiamo praticamente uno scostamento sotto il centesimo di millimetro. Quindi montiamo la nostra contropunta in questa condizione. Bene, adesso andiamo a vedere con un comparatore montato sulla slitta portutensili che praticamente porta il puntale esattamente sull'asse di rotazione del tornio. Andiamo a misurare l'eccentricità in questa condizione della contropunta, dove è lavorata con il cono a 60 gradi in pratica. Diciamo che la forza che fa il puntale del nostro comparatore è tale da permettere comunque la rotazione della contropunta insieme all'asse, quindi abbiamo la misura in pratica proprio della eccentricità del codolo rispetto al cono della contropunta. Quindi andiamo a vedere. Diciamo che abbiamo un'escursione in questo caso di circa 3 centesimi di millimetro, 3 centesimi di millimetro sul cono. Comunque è in rotazione in questo momento sul cono a 60 gradi, che è quello che in pratica regge no le nostre parti di tornitura. Bene, in questa condizione siamo praticamente nell'uso proprio specifico di una contropunta. In questo caso è una tornitura in pratica fra le punte. La tornitura fra le punte è l'operazione da cui ci aspettiamo la massima concentricità, la massima precisione nella tornitura longitudinale, proprio la tornitura con le punte tramite il disco brida e il mena brida, come in questo momento. Quindi, sempre con il medesimo comparatore centesimale, andiamo ad appoggiarlo sulla parte a 60 gradi che sta reggendo in questo momento la barra, il pezzo che potrebbe essere un pezzo in tornitura, in questo caso è una barra di barenatura, e andiamo su 1,0 e vediamo lo scostamento che abbiamo in questa fase qui. La contropunta è proprio sta facendo il lavoro per cui è destinata. Ecco, vedete, questo è lo scostamento che rileviamo sulla parte a 60 gradi della contropunta in test, quindi diciamo all'intorno circa un centesimo di millimetro, come potete vedere.
Bene amici, quindi abbiamo visto le caratteristiche proprio misurate di quello che è l'eccentricità, eccetera, diciamo la coassialità delle due parti, e comunque abbiamo visto che l'eccentricità, che è quello che ci interessa, la concentricità, che è quello che ci interessa maggiormente, è ben al di sotto dei 2,54 mm, perché abbiamo misurato circa un centesimo di millimetro di eccentricità massima. Un valore un po' più alto per la concentricità tra il cono e diciamo, la parte a 60 gradi che regge il pezzo, ma comunque sempre in ambito diciamo, più che soddisfacente. Considerato poi il costo veramente basso di una contropunta, di questa contropunta 16,84, come la fattura che direi è fatta molto bene, direi che è un ottimo acquisto. Bene, come vi dicevo, trovate il link per se volete andare a vedere questo accessorio sulla descrizione di questo video. Spero che vi sia piaciuto e ci rivediamo sul sito o sul mio canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi. Grazie per aver visto questa nuova videopillola e a presto da Riccardo. Ciao a tutti.